tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi finalmente faremo l'ultimo episodio di Natsume. So che lo stavate bramando, lo stavate aspettando da molto tempo e quindi oggi finalmente realizzerò i vostri desideri e anche i miei, ovviamente, perché sinceramente non è per niente male Natsume, solo che ha questo modo di essere un po' yandere, come Amy the Killer mi aveva detto nei commenti. Quindi sì, probabilmente hai molto ragione, però questa cosa in effetti non è che mi piace un granché, perché mi sembra un po' psicopatico, però un po', leggermente. Però alla fine, dai, vediamo com'è questo decimo episodio ed ultimo. Quindi, bando alle ciance, cominciamo subito. L'amore eterno. Che bello! Questo è il mio amore per te. Guardo dritto negli occhi Natsume, che è sorpreso di sentire queste mie parole. Amore, ma che dici? Volevo darti questa. Che cos'è? Un vinile? Vuoi che qualcuno che odia le sirene come me ascolti le loro canzoni? No, non è una canzone fatta dalle sirene, ma dagli umani. Umani? Ho solo pensato che tra tutte le canzoni che canti, che ce ne potrebbe essere almeno una che riguarda il vero amore. La tua voce è così bella, è un vero peccato che tu la usi solo per canzoni piene d'odio. Io credo che la tua voce sia fatta per cantare canzoni d'amore. Cosa? Puoi non impormi le tue idee? Lo sapevo, dopotutto ti creo problemi, scusami. Ma è davvero una bella canzone, per favore dammi una possibilità, è una canzone sull'amore. Dopodiché faccio un profondo respiro. Ecco la canzone, che bella, è rilassante. Sto gridando al mondo, ti amo, anche se la luna o il cielo cade, ti amerò ancora. Dal momento in cui mi sono innamorato di te, il mio mondo è diventato così colorato. Un giorno la morte ci farà a pezzi, ma il mio amore durerà per sempre. Che carina. Faccio del mio meglio per cantare la parte della canzone che mi ricordo. E quando finisco... Che incapace. Ma perché? Ci fosse almeno una volta che ci dice qualcosa di giusto. Le sue prime parole? E sì che mi sono anche esercitata. Esercitata? Questo è il cosiddetto non avere l'orecchio musicale. Davvero, sei proprio incapace. Ma sta piangendo? Guardate un po', se voi riuscite a guardare bene, mi sembra che ha delle lacrime sugli occhi. Natsume, attraverso la sua voce, capisco che sta per piangere. Dai suoi bellissimi occhi, vedo cadere delle lacrime cristalline. Sei così sincera, qualche volta mi fai paura. All'inizio volevo solo giocare con te, ma poi sei entrata dentro di me, senza permesso. Dicendo che quella stupida canzone parlava di amore, pensavo che fossi altrettanto stupida. Ma a dire il vero, sono io lo stupido qui. Natsume. Ecco, scusami veramente tanto per quella volta. Non sapevo davvero cosa significavano le parole di quella canzone. Non importa più. All'inizio mi sentivo irritato, ma poi non mi è più interessato. Anche la storia del gioco è una bugia. Sempre a metà, sono diventato serio nei tuoi confronti. Quel bacio, neppure io sapevo cosa stavo facendo. A dire il vero, volevo baciarti sulle labbra, ma mi sono controllato con tutto me stesso. Ma poi ho baciato la tua fronte, perciò non sono riuscito ad avere tanto controllo di me stesso. Sarebbe stato meglio se mi avessi odiato. Ma non hai neanche fatto finta di resistere? Hai idea di quanto sia stato difficile per me sopprimere i miei desideri? Quello è perché non l'ho odiato. In realtà ero felice.
Insomma, ti ho detto di smetterla di dire cose del genere. Ci sono limiti anche all'essere indifesi, no? Tu sei così. Ecco perché Shiba aveva occhi per te. Oddio, si ricorda di quella volta di Shiba che voleva, ci ha chiesto di uscire con noi e poi lui si è arrabbiato molto e da lì ci ha fatto l'ordine di obbedienza. Shiba, perché parli di Shiba? Non ti ha chiesto di andare insieme in città? Ma quello non significava nulla. Shiba aveva detto come amici. Piuttosto, quella volta, poi perché ti sei arrabbiato? Ecco, perché ero geloso, ovvio. Bravo, si sta aprendo con noi. Ah, capisco. E geloso? Chi? Di chi? Natsume, perché fa quella risata? È anche inquietante, comunque. Natsume mi mostra un sorriso triste. Ma è stato molto breve. Le sirene sono una razza molto gelosa. Non c'è differenza tra uomini e donne. Non possiamo permettere che altri invadano il nostro territorio. Non permettiamo nessuna esistenza se non la nostra. Ecco perché uccidiamo qualcuno della nostra stessa razza e ci immergiamo nelle cerchie sociali per influenzare il mondo come vogliamo. Anche io sono diventato molto geloso e tu me lo hai fatto capire. Natsume. Non volevo sapere di essere geloso come le altre sirene. Quando ho saputo che stavi per uscire da sola con Shiba, ero estremamente irritato da sorprendermene pure io. Stavo seriamente pensando di rinchiuderti da qualche parte. Oh mio Dio! Volevo romperti le braccia e le gambe, legarti a letto e occuparmi di tutto per te. Ok, va bene. Avevi ragione. Oh mio Dio! È proprio Yandere. Tu dovevi solo percepirmi e pensare a me. Il tuo mondo necessita solo di me. L'ho pensato seriamente. Faccio paura, vero? Anche io mi faccio paura. C'è qualche emozione così brutta come questa? Tu sei tu ed io sono io. Lo so, ma è difficile per me fermarmi. Voglio amarti, ma allo stesso tempo ti odio. Odio estremamente qualsiasi cosa al di fuori di me che si rifletta nei tuoi occhi. Voglio staccare i tuoi occhi e non voglio che vedano nient'altro. Ma se faccio questo, finiresti per sprofondare nei tuoi vecchi ricordi. Sorridere ad altri ragazzi nei tuoi ricordi, oltre che a me. Pensare solo ad altri ragazzi. Persino io non posso controllare il tuo cuore, perciò avrei voluto fermarlo. Volevo ucciderti. Allora ragazze, io non so, mi blocco un momento per fare una piccola riflessione. Non so se vi rendete conto di cosa sto leggendo. Non è rassicurante, ma per niente, è inquietante la cosa, mi fa venire i brividi. Oh mio Dio. Natsume. Ucciderti, mangiarti e poi far sì che tu diventassi parte di me. Ma se lo facessi, tu non mi sorrideresti più. Voglio avere cura di te. Voglio non farti piangere. Un giorno, forse, questi sentimenti oscuri dentro di me ti guideranno ad un vicolo cieco. Una volta che ti possiederò, non sarò più capace di lasciarti andare. Io sono convinto che prima o poi ti romperò. Perché eri così freddo con me? Perché hai usato l'ordine di obbedienza contro di me? Perché volevo toccarti. Se non puoi venirmi vicino, se mi guardi con paura o se mi odi, non sarei poi riuscito a costringerti. Per favore, Chloe, lasciami perdere ora. Lasciami essere la mummia solitaria che canta canzoni piene d'odio. Perché io sono sicuro che diventerò pazzo. Perché ho ucciso mia madre per vivere di più. Semplicemente ho finito per vivere da solo.
Una dopo l'altra, dai suoi occhi cadono lacrime cristalline. Anche la sua faccia lacrimante è bella. Natsume, tu sei come un bambino. Eh? Sei solo un bambino che desidera amore, ma che non ha potuto averlo e quindi stai tremando di paura in lacrime. Io ti vedo così. Io non sono neanche più spaventata da te. Tu sei semplicemente un bambino che piange. Ma che... Ti mostro la prova. Ti mostro che non ho paura di te. Ti mostro quanto ti voglio bene. Guardami. Faccio un profondo respiro e mi avvicino a Natsume di un passo. Ovviamente adesso parte la paura che ha, perché siamo sotto l'effetto dell'ordine di obbedienza. In un secondo la pressione che tanto aspettavo arriva. Paura, paura. Ho paura di Natsume. Ogni singola cellula del mio corpo me lo sta gridando. Non avere paura, non essere spaventata. Continuo a convincermi nella mia testa, ma la paura non svanisce. Allo stesso tempo, ad ogni passo, la paura continua a crescere e mi fa venire voglia di urlare. Non avere paura, non essere spaventata. La mia schiena è matita di sudore. Il mio cuore sta scorrendo così veloce da far male. Il suono del mio respiro sta diventando forte. Le lacrime continuano a cadere. I miei nervi stanno raggiungendo i loro limiti. Potrebbero rompersi presto. Sto già perdendo me stessa. Chloe, perché? Io non sono impaurita. No, ti odio. Ho paura, Natsume. Però ti voglio bene. Mi piaci, Natsume. Voglio stare al tuo fianco. Voglio starti vicina. Ti prego, non mandarmi via, non lasciarmi, non dire che non mi vuoi e che non mi devo arrendere. Per favore, non arrenderti. Chloe. Vedo Natsume stringere il pugno. Sto superando il mio limite. Oh mio Dio, che sta succedendo? La paura è al suo limite, sto perdendo la vista. Natsume. Proprio quando sto per perdere i sensi, sento un forte rumore nelle orecchie. Improvvisamente la paura svanisce e posso sentire la forza che mi ritorna nelle braccia. Chloe, Chloe, visto che l'hai fatto per me, io non posso lasciarti andare. Non posso fingere che nulla di tutto questo sia mai accaduto. Che bello! Forse è riuscito a toglierci l'ordine di obbedienza. Scusami, Chloe. Sarai imprigionata da un ragazzo come me e non avrai mai alcuna possibilità di andartene. Chloe, scusami. Ti amo. Oh, che carini. Per favore, non tradirmi. Natsume. Lo abbraccio pian piano. La sua schiena è più larga della mia. Ma posso percepire che è come un bambino. Certo, non lasciarmi. Non potrei immaginare niente di più felice che essere imprigionata da te fino alla fine della mia vita. Non ti tradirò mai, ti amerò per il resto della mia vita. Chloe. Oh, che carini! Oh, che belli! Guardate! Ma come sono dolci! Oddio! Bellissimi! Mi fanno pure emozionare, cavolo! Che belli! Belli, bellissimi! Sto proprio da emozione! Fanno venire i brividi, cavolo! All'improvviso sento un caldo bacio tenero sulle labbra. La dolce sensazione fa battere il mio cuore così velocemente che penso quasi si possa rompere. Chloe, ti amo. Per favore, ama solo me. Le parole tra le nostre labbra sono così dolci e difficili da dimenticare.
Il suo respiro sulle mie labbra tocca profondamente nel mio cuore. Anche io ti amo, Natsume. Proprio come nel testo della canzone, finché morte non ci separi, io prometto il mio amore eterno a Natsume. La melodia che si ripete nella mia testa e i miei stessi sentimenti si sincronizzano. Oddio! Bellissimi, cavolo! Ma quanto sono belli! Mio Dio! Sono così felice di aver finito Natsume. Finalmente era proprio l'episodio che stavate tutti quanti aspettando, compresa me. Perché sinceramente mi è piaciuto veramente tanto Natsume. Non mi è piaciuta la parte del suo essere yandere, come ha detto Amy the Killer nei commenti. Sì, avevi proprio ragione, è proprio uno yandere a tutti gli effetti. Però ecco, insomma, sì, questa piccola cosa, perché è una mente un po' perversa, ecco, non mi è piaciuta un granché. Però il fatto di aprirsi con noi e essere così gentile e carino nei nostri confronti, di aver tolto l'ordine di obbedienza, di aver capito che comunque noi non vogliamo altro che il suo amore. Cioè, ecco, questo mi ha fatto molto molto piacere. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Dal prossimo video cominceremo Nagi, così poi faremo tutta la sua storia e alla fine di Nagi mi dovrete dire voi quale sarà il primo personaggio tra questi quattro da portare per l'edizione degli amanti. Quindi questo poi ne parleremo, ve ne riparlerò verso gli ultimi episodi di Nagi. Comunque, detto questo, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questo episodio. Io sono rimasta veramente felice, come sempre, in tutti gli ultimi episodi. E noi ci vediamo in un prossimo video con Nagi. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanellina. Un bacione, ciao!